Benvenuti o bentornati in questo nuovo episodio di Final Fantasy X. E questa tizia ci avvisa che tutti sono già usciti. E usciamo allora. Hey, you awake? Captain Walker's waiting for you. Chissà come mai. Guarda che carina che è Kilika di giorno. Passato il trauma del lutto. Più o meno. Qui c'è anche una negoziante, se non erro. Un po' rompipalle. Comunque, andiamo da Waka. Ah, there you are. Be said, Aurochs. Pardon. On to the temple, where we pray for victory. Go! High Summoner O'Hallan used to live in the Kilika Temple here. Yep, Lord O'Hallan was once a great blitzer, you know. Waka. Hmm? Praying for victory is so good. But is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Let's play and win, right? Right. Temple's beyond the jungle there. Let's go. Oh, il Blitzball non è solo un gioco così, tanto per... Ha una certa importanza, una cosa... È uno sport molto importante nella cultura di questo mondo, di queste persone, che coinvolge esattamente tutti. Guardate un po'. Aia, meno male che è riuscito a salvarlo. Certo che, Cristo Dio, in tutto questo fottuto porto ogni persona è passata e non ha visto un bambino, una bambina, che era lì ferma. Comunque, se tornate indietro, qui mi pare, no, nell'altra capannina, ci dovrebbe dare una ricompensa per averla salvata. Suo fratello o lei, non mi ricordo. Ecco qui, vediamo un po'. Eccola qui. Sei tu che hai salvato mia sorella? Nel forziere c'è una cosa per te. Un etere. Niente male. Ma andiamo verso il bosco, dove ci aspetta un bel po' di farming, un bel mini boss opzionale e anche delle cutscene. What's up? Yuna's saying she wants you with us. Huh? I want to ask you to be my guardian. Yuna, what? There's no time for jokes, yeah? He may be a Blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Not a guardian, then. I just want him nearby. What? What? What do you mean? It's just that, well, we're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. Guardate, Kimari. Che bello che è. Qui abbiamo un'altra cosa di... Ma prima abbiamo un bellissimo incontro casuale con Kimari. Kimari, why don't you use Lancet on it? What's a Lancet? Normally, it's a skill that weakens enemies and heals the user. But when a Ronso uses it, that Ronso can sometimes learn fiend's abilities. Hey, sounds cool! Ebbene sì, Kimari è un mago blu, può prendere le tecniche nemiche a mo' di Quina. E questa qui è una pianta, quindi è debole a fuoco. Direi di non sfruttarla subito la sua tecnica.
perché ci sarà utile in seguito. Molto, molto, fra molto poco, insomma. Ci sono tra l'altro parecchi livelli da fare. Vediamo un po', cerchiamo di liquidare questi livelli velocemente. Andiamo magari qui e impara gambe. Può tornare utile per sfuggire, chissà, non so quanto fuggiremo, però Kimari non ha un ruolo. Può semplicemente andare dove cazzo gli pare, cioè non può andare dove gli pare, però semplicemente è un personaggio che non ha un job vero e proprio, almeno all'inizio. E Lulu ovviamente è una maga, quindi più magia gli diamo, meglio sta. Più MP e destrezza. Yuna imparerà altre magie, Parafire per annullare un attacco d'elemento fuoco e Paratund per annullare gli attacchi elemento tuono. Qui abbiamo Waka e HP ed MP, buono. E abbiamo fatto. La sferografia Master non ha dei percorsi precisi in teoria. Invece la standard ha dei percorsi precisi e la Master non ce li ha. The fiend before us is Ochu, Lord of the Wood. We've had trouble with this one before. Remember, discretion is the better part of valor. Vabbè, ammazziamolo. Ve lo dico subito, è un boss più ostico degli altri in realtà, perché infligge degli status, infligge status veleno, può recuperare la sua vita e in più ha parecchi HP. Il veleno in questo gioco è veramente una rottura di palle, quindi cerchiamo di curarcelo subito. Peccato che abbia attaccato Lulu e non qualcun altro, perché Lulu era avrebbe fatto parecchi danni con il suo fire, visto che Ochu ovviamente l'ho sempre chiamato Oku, è debole al fuoco. Mi pare che il veleno tolga tipo un terzo della vita ogni turno che fa il personaggio. Quindi non è una cosa assolutamente da sottovalutare. Comunque li stiamo togliendo gli HP relativamente in fretta. Probabilmente tra un po' si addormenterà. L'incentivo sicuramente aiuta a resistere ai suoi attacchi e a fare parecchio male con Tidus e Kimari. Cerchiamo di non far morire Tidus e magari di farlo andare in turbo, in modo da tirargli un bellissimo colpo mortale. E facciamo un altro incentivo, dovrebbe boostare al massimo l'attacco. E antidoto classico con Kimari. Un bel fire. A un certo punto credo che evocherò Valefor, perché così magari riusciamo a fargli un bel ultracidio. E si è addormentato, quindi recupererà un sacco di HP se non lo svegliamo. Oh, terremoto. Forse Lulu crepa. Invece no. Molto bene. Direi che è il momento di fare la nostra turbo tecnica. Vediamo quanti danni li facciamo. Oh, però mi aspettavo di meno. È stato un bel botto. Non ricordo come si fa a fare per tutta la squadra. Forse addirittura non si poteva in questo Final Fantasy. Quindi curerò Tidus, sperando che Kimari non esploda. Non ricordo se Yuna può curare il veleno, ma non credo. E direi che a questo punto è il momento di evocare Valefor.
se riusciamo a fargli fare un turbo, possiamo usare scudo raggiante e fargli ultracidio. E quindi guadagnare parecchia esperienza. Avrei dovuto però far entrare Waka e fargli fare un turno, così almeno avrebbe guadagnato esperienza anche lui. Poco male. Proviamo a fare una simila. Niente da fare. Continuiamo con la simila. Se abbiamo fortuna non riuscirà a farci 300 HP di danno. E invece sì. Certo che Valefor non sta avendo molta fortuna. Vorrà dire che useremo la sua turbo in un'altra circostanza. E faremo fare un turno anche a Waka, dai. Tidus ha tutto, ovviamente, l'attacco boostato che gli ha fatto anche un critico. Peccato non siamo riusciti a fargli un ultracidio. Abbiamo fatto un livello con tutti e un HP sfera. A summoner and her guardians. Very impressive. Sir, we should fight too. We'll get our chance soon enough. Young crusaders gather around. We'll be sending to the ground. Si è gasato abbastanza. Qui c'è un po' di bosco da esplorare, forse. No, non ricordo, forse non ci sono grandi oggetti qui intorno. E esploriamo un po'. Oh, ecco qui un baule, un tesoro con un ricercatore che equipaggiamo subito. Prima abbiamo preso anche una bella arma per Kimari, quindi direi di equipaggiarla. Un stinger che spot perforazione, però preferisco quella che ha. Piuttosto equipaggiamo il ricercatore, anche se ha gel attacco, che non è esattamente un'abilità formidabile. Una bellissima fortunosfera. Questa è molto molto interessante, però ci servirà anche una fotosfera, che sono rarissime da ottenere nei forzieri così. Tutte queste qui, l'HP sfera, la fortunosfera, sono delle sfere da usare nella sferografia in uno slot vuoto, e creerà una sfera che potenzierà quel parametro. Quindi un HP sfera creerà una sfera d'HP che addirittura darà più del massimo possibile, quindi invece di 200 aumenterà di 300 gli HP. E direi di proseguire. Lo stesso in realtà vale per la fortunosfera, però arriverà un massimo a un più 4. La fortuna è estremamente importante in questo gioco, è il parametro più potente, diciamo, del gioco. Contro questo elementale però mi sa che dovremmo proprio chiamare Lulu. Che sono tutti mezzi moribondi. Usiamo l'acqua. Alcune volte utilizzeranno delle frasi specifiche quando vincono oppure quando fanno una mossa. E questa cosa è molto figa. I personaggi sono abbastanza ben caratterizzati, sono fighi, soprattutto Waka, che è quello che mi piace di più. Oh, oh. These stone steps have a history, you know. Yep. Lord O'Holland trained here at his peak. A race, huh? Think you can beat me? Yuna, if you would. Ready? Hey! Hey. Ah, huh? Hey! Kids.
E Kimari, come sempre, molto eloquace. Salvettaggino tattico. Perché no? Madonna, non si può mai stare tranquilli. Madonna, guardate che figata di mostro. Possiamo fare la slot elementi. Un attacco elementale. Elementale circa. Se centriamo tutti i simboli dell'elemento. In questo caso abbiamo fatto fuoco, quindi abbiamo centrato perfettamente l'obiettivo. Che colpisce tutti, non so come, però. Perché questo boss è diviso in tre parti, ovviamente. Ci sono i tentacoli, il boss e basta, insomma, quanti target ci devono essere. Sono tre cosi. Addirittura tentacoli sotto, a quanto pare, non solo sopra. Ai tentacoli assorbono la magia. Quindi direi che Lulu non è esattamente una buona scelta per attaccare questo mostro. Ah, ho fatto attaccare Kimari e è stata una stronzata assurda. Chiamiamo Yuna, vediamo se ha il potere non può fare assolutamente niente Yuna. Complimenti. Beh, io una panacea non la voglio usare, quindi sostituirò Kimari il prima possibile. Ma vediamo se riusciamo a dare a Valefor un momento di gloria. Voglio riuscire a usare la sua cazzo di turbotecnica. Probabilmente avrei dovuto farmare un po', perché ora tre attacchi va giù. Quindi è un po' complessa la situazione. Proviamo a fare una simila e vedere se riusciamo ad accumulare abbastanza turbo nel turno dei nemici. Oh, l'ha evitato, molto bene. Direi di non esagerare troppo con la simila. Ah, cazzo, è vero, i tentacoli assorbono la magia, sono un demente. Vabbè. Speriamo di non crepare malissimo. Ah, cazzo. Dai, dimmi che sopravvivi. Oh, perfetto. E gli facciamo un bello scudo raggiante a tutti questi stronzi qui. Gustatevi l'animazione. Però gli abbiamo lasciato molti turni. Minchia, già tre turni di fila ha fatto. Peccato che non sia morto, perché sarebbe morto con ultracidio. Vabbè, o non si può voler tutto dalla vita. Non ha molti HP. E semplicemente tra poco sostituirò magari Kimari con Lulu. O anche Yuna, perché no? Lulu gli casta un bel fire nel muso. E siamo a metà lavoro, insomma. Kimari è stato abbastanza inutile, comunque. Speriamo che Waka non ci lasci le penne. E perfetto. Easy. Ah, 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 ah.
Sorry about that. Hope to break you in a little slower. Being a guardian's tiring. You handle yourself pretty well. You got talent. Nah. So, what are these sin spawn anyway? Fiends. They fall from Sin's body and are left behind in its wake. Leave him alone and Sin comes back for him. You gotta be quick. That moment when Waka told me I had talent in battle, I think that was when I started seriously considering becoming a guardian. Ci sta. Mitena Helios. Equipaggiamogliela subito perché tanto non ha niente, quindi in difesa blind, lui che è un guerriero, ci può anche stare. They got fiends in Xenarcan too. Just a few. It's a big deal when one shows up, though. Hey, since when have you believed me about Xenarcan anyway? I've been thinking. Maybe people Sin gets to don't die. Maybe Sin carries them through time, like a thousand years through time. And then one day, maybe they just pop back, see? Amazing. Simply amazing. Hmm? You make up one theory after another, refusing to face the simple truth. Sin didn't take Chapu anywhere. Sin crushed him and left him on the Jose shore. Your brother won't just pop back. Oh, and one more thing. No matter how much you want it, no one can take Chapu's place. No one can replace Sir Jet, for that matter. And there's no replacement for Lord Braska, either. It's pointless to think about it. And sad. I could never be what Chapu was. Well, stuff happens. Best not to worry. Waka, Lulu, and Waka's brother, Chapu. Something had happened between them a long time ago. I was sure of it. Well, whatever it was none of my business, that's for sure. Best not to go there. Eccoci arrivati a sto tempio del fuoco. Ma chi sono questi tizi adesso? You here to pray for victory too? Us pray? Who needs to pray? The Lucan goers always win. Oh yeah? Then why are you here? We've been praying for some competition this year. So what's your goal this time? You gonna do your best again? Ha! It's too bad your best isn't good enough. Why even bother showing up? This time, we play to win. Hmm. Ooh, play away. Just remember, even kids can play, boys. See you in the final! We'll beat them. We have to. You know that team? Putting people down. They're as bad as my old man. But Sir Jekt was a kind and gentle man. Well, not my Jekt. Even 10 years after he left, just thinking about my old man got me angry. But maybe that was just my way of keeping him. Nah. Madonna, comunque Waka è stato veramente un signore. Cioè, non se l'è nemmeno presa un pochino. Non è sbattuto assolutamente un cazzo di niente. È un grande. Giusto un tantinello arroganti questi Luca Goers. Andiamo nel tempio. Ma direi che per oggi è il momento di salvare e di rimandare
l'esplorazione del tempio, al prossimo episodio. Ciao ciao!